Non è qui. E quindi non verrà. Hai visto quanti uomini ha mobilitato Hansen? Potrebbero averla presa. Può darsi. E la cosa mi preoccuperebbe molto. Devo trovarla. Non si lasciano i propri soldati oltre le linee nemiche. I cadetti credono ancora a queste stronzate. Non so come, ma dobbiamo aiutarla. Ascolta, è stata una nottata tranquilla, ma devi andartene da Dogtown. E come? Mi nascondo in un bagagliaio e incrociamo le dita. Hansen non aspetta altro. Ok, deve esserci un modo. Conosco qualche fixer. Scommetto che potrei convincere... Non se ne parla. Mi venderebbero al miglior offerente. A quanto pare dovrò trovarla io, da sola. Non del tutto. Conosco la persona giusta. Il suo nome è Solomon Reed. 7 anni fa era a capo delle nostre operazioni di spionaggio a Night City. Era in squadra con Somi. Dopo la fine del conflitto è andato sotto copertura. È là fuori da qualche parte. Reed è un uomo dai solidi principi, non si lascia influenzare né corrompere. Se possiamo fidarci di qualcuno, quello è lui. Questo Reed sembra un vero asso nella manica. Potevi giocartelo prima. Attivare un agente dormiente non è così semplice. Ti serve un fischietto per cani. Un che? Non dirgli che l'ho chiamato così. È un segnale che sentirà solo Reed. È complesso. Ah. Un tempo c'era un canale di comunicazione segreto, accessibile solo da un capitan caliente nei dintorni. La FIA lo usava prima della guerra. Il codice di accesso era... 0931. Ho un brutto presentimento, Vi. Intendi una linea fissa analogica? Lo schianto ha aperto un buco spazio-temporale, per caso? Per informazioni sensibili si usa la tecnologia meno vulnerabile alle intercettazioni, non importa quanto antica. Il cliente dovrebbe essere ancora operativo. Il gestore è appassionato di antiquariato? Era appassionato di fondi federali e potrebbe essere ancora vivo. Ricorda, 0931. Ok, sembra fattibile. Preferisco la discrezione alla distruzione. Spero di essere stata chiara. E adesso che si fa? Reed dovrà pagliarti. Tu gli mostrerai questo. Vuol dire che lavori per noi. Ma cosa? Il tuo file sarà creato e inserito nel database della FIA. Aspetta, ferma. Mi stai dicendo che ora faccio l'agente speciale? Esatto. Un giuramento renderebbe la cosa più ufficiale per te? Meglio di no. Saltiamo le formalità. Qualche problema? Beh, è un grosso impegno, sai. Non posso giurare su qualcosa in cui non credo. A te la scelta. Capisco che non te lo aspettassi. Buona fortuna, Vi. Fagliela vedere a quei bastardi. Ehi, hai fatto bene a non prestare quel giuramento fascista del cazzo. Ah, sì? È giusto dedicare la vita ad alcune cause. Questa non ne vale la pena. Cosa te lo fa pensare? Perché quando i giochi saranno finiti, sarai comunque una marionetta con la loro mano infilata nel culo.
Ti ricordo che un tempo ero un soldatino corporativo. Mi sono buttato a capofitto nell'esercito. Il giuramento era il sogno bagnato di tutti. Ripeti dopo di me, bla bla bla, fanculo. Ma non ricordo più cosa ho giurato solennemente di fare. Sicuro di volerne parlare? Onore al merito, Vi. Io non sono stato così saggio ai tempi. Ha scelto il nuovo papa? Magari si è schiantato anche il vicepresidente. Nonostante la curiosità mi uccida, abbiamo una telefonata importante da fare. Vi? A Dogtown, giusto? Beh, ho una parola per te. Cautela. Hans. Cazzo, che agganci hai in questa zona? Questo è il cuore palpitante e pulsante di Pacifica. È qua che si fanno i veri affari. Ci incontreremo di persona, allora? Non confermo né smentisco. Invece di una risposta ti propongo un lavoro. Spero che accetterai. Un'ultima cosa. Non sono certo di come tu abbia superato i confini di Dogtown, ma dubito sia stato dall'ingresso principale. Comunque non importa. Mi sono procurato un permesso per i tuoi futuri spostamenti. Il tuo nome e aspetto sono ora registrati nel sistema. Potrai entrare e uscire liberamente dai confini del distretto. Ci sentiamo presto. Vendita garantita! E i collaboratori del nemico si sono infiltrati a Dogtown. Ciò significa che tra di voi si nascondono spie, agitatori e millennials. I prezzi migliori di tutta Dogtown! Vendita garantita! Qui trovate shard e prezzi di fondo! Prezzi migliori di tutta Dogtown, rivendita garantita! Non ci posso credere! Una cliente in carne e ossa! Come posso aiutarti?
Ehi, il Capitan Caliente è chiuso? Chiuso e sprangato. Il proprietario aveva la bocca larga e ha offeso Kurt. Non ha potuto far altro che impiccarsi. Sei una faccia nuova, perciò ascolta. Qui a Dogtown sta attenta a quello che dici. Una parola di troppo e... bam! Sei morta. C'è qualcuno dentro? Non lo so e non mi interessa. Ora compra qualcosa o levati dal cazzo. Vediamo cos'hai. Ah, la roba migliore che tu abbia mai visto. Attenzione, qui è Cartase. Cyber psicopatico piombato ad occhio, senza registrazione. La sua taglia è raddoppiata. Descrizione: un figlio di puttana bello grosso con placca facciale completa. Perdóname, por favor. Thank you.
essere. Fatti dare una botta in faccia e poi ci attaccano. Un'esplosione di gusto! Sì? Vorrei migliorare il mio cromo. Stenditi e non badare al sangue, è una macchia vecchia. Sei di qua? Ehi, ten cuidado! Tenete gli occhi aperti. Se vedete qualcosa di sospetto, segnalatelo. Sì, perché? Che c'è? Ti chiamavo per invitarti a cena da Joss. Sarebbe bello se venissi anche tu. Che ne dici?
grazie per l'invito, River, ma non posso. Magari un'altra volta. Ah, peccato. Ho le mani legate, scusami. Sei mancato, sai. Su, dai. Stretta di mano segreta un altro giorno, ok? Sì, certo. Un'altra. Ci senti? Devo andare. Ci sono, dimmi pure. Ora non posso parlare. Dove eravamo rimasti? Su, dai. Stretta di mano segreta un altro giorno, ok? Sì, certo. Un altro giorno. Ci sentiamo. Se ne parla. La salute prima di tutto. Date un'occhiata agli stimolanti di Ronald. Fare una riunione. Sentono la tua mancanza, ma vedo che è bello. Sì, sì, ridi quanto ti pare. Rischio di furto. È stato un incidente. Capitan Caliente, il nostro uomo ha scelto proprio un bel posticino. Un nascondiglio, sembra.
Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Più cianfrusaglia che antiquariato. Chissà se funziona. Forza, rispondi. Già che ci siamo, io prendo un doppio cheeseburger. Pronto? Pronto? Questo fossile sarà andato. Oppure hai sbagliato numero. Che cazzo facciamo adesso? Chi parla? Chiamami V. Andrew Jackson, campo da basket. Ricorda, di giorno. Non molto loquace il nostro uomo del mistero. Magari preferisce i messaggi, come me.
prezzi migliori di tutta Dogtown. Rivendita garantita. Fanculo le corporazioni. Comprate dai piccoli negozianti. Da Ronald, Ronnie, il Ronnie Nato.